Allora, ciao a tutti, mi chiamo Marco Cornetto, sono uscito dal Classico nel 2011 e mi sono iscritto all'Università di Economia, diciamo, senza esserne pienamente convinto, quindi sono stato a Milano per circa 2 anni e mezzo, vai Giulio. Dopodiché l'ultimo semestre della triennale l'ho passato in Australia. Non so se qualcuno di voi è già familiare con i programmi Erasmus ed Exchange. Essenzialmente sono opportunità che vengono dati a studenti, appunto, meritevoli, per così dire, di andare a studiare sia in Europa che, appunto, in stati al di là, diciamo, di confini europei. Per questo motivo, appunto, sono stato accettato in Australia, ad Adelaide, che è una città nel sud. Ho trascorso all'incirca un semestre lì, salvo poi tornare, appunto, in Italia a laurearmi e lasciare gli studi almeno per qualche mese. Non avevo bene idea di cosa fare. In teoria avrei dovuto, appunto, completare il percorso di studio a Milano, nel concreto poi mi sono trasferito ad Amsterdam per un master di un anno, dopodiché ho finito il master e ho iniziato a lavorare a Barcellona per circa 6 mesi e solamente un mese fa ho deciso di lasciare anche questo lavoro per dedicarmi a tempo pieno alla scrittura, diciamo. In merito alla scrittura è un qua... Sì, così sembra veramente... Sì, in merito a me... Diciamo che la passione per la scrittura è nata veramente per caso, più che altro come modo mio per non dimenticare quello che ho vissuto durante, appunto, i mesi vissuti in Australia. Ho iniziato a prendere note su quello che man mano succedeva lì, le evoluzioni, i pensieri, insomma, le emozioni di... che si vivono ad andare dall'altra parte del mondo da solo. Una volta tornato in Italia ho deciso di mettere insieme tutte le note prese e, insomma, questi appunti si sono rivelati essere un racconto di senso abbastanza compiuto, per così dire. Poi più tardi Nicole leggerà un estratto del libro, quindi, insomma, Nicole sta serena. No, al di là di tutto, appunto, ho deciso di scegliere l'opzione del self-publishing, che per chi di voi non è abbastanza familiare con, diciamo, il settore, è l'alternativa all'editoria più tradizionale, nel senso che l'editoria tradizionale pubblica principalmente nomi già noti e se si è scrittori emergenti in erba è difficile veramente entrare nei radar, ragion per cui, appunto, l'alternativa del self-publishing consiste in un'autopubblicazione che comporta però, appunto, la responsabilità poi di promuovere l'opera in prima persona, di curarsi dell'editing, della creazione della copertina, eccetera. Ho deciso di farlo, appunto, per avere pieno controllo del testo, pieno controllo delle attività di pubblicità, anche un po' per mettere in pratica quelli che erano gli insegnamenti, appunto, accumulati durante il percorso universitario. L'ho pubblicato in primis verso l'agosto 2015, salvo poi ritirarlo dal mercato di recente per qualche problema avuto con la piattaforma. Ho deciso di ripubblicarlo tramite Amazon, che, insomma, è un sito che penso tutti quanti conosciate. Nasce, appunto, come sito in cui si vende principalmente libri, nel concreto oggigiorno si può vendere e comprare di tutto. Offrono un servizio che è quello, appunto, del Amazon Kindle Publishing, che consente ad autori emergenti di pubblicarsi gratuitamente e in un certo senso essere disponibili in tutte le piattaforme Kindle. Non so chi di voi legga Kindle, però, insomma, è un buon strumento. Vuoi leggere adesso l'estratto? Per me non ha abbastanza senso, perché poi passiamo a un altro okay. Progetto. Un applauso per Nicole. L'indomani, allo scadere del 20° giorno, trascorso sulla leggendaria East Coast, un tizio conosciuto sul treno per Curanda mi diede un passaggio fino all'aeroporto. Lungo la strada, bruna e sterrata come centinaia battute durante quelle settimane, riuscimmo a schivare un canguro che aveva invaso la carreggiata. Mi resi conto che, per anni, o forse per sempre, non ne avrei mai visti altri. Una volta al gate, con la bandana sul polso e la schiena contro le vetrate del terminal, vidi l'ultimo vero tramonto dei miei mesi nel continente. E risulterò noioso a scriverlo di nuovo, lo so, ma i tramonti in Australia sono tutta un'altra cosa. Perché i tramonti in Australia sono l'oro che cola dove finiscono le strade,
gli uffici che si svuotano, i pendolari che salutano il capo e schizzano tra i vicoli. Sono loro in cui i musici smettono di suonare, le donne si levano il fard e i bellocci escono di palestra coi cappellini tirati all'indietro. Sono l'attimo dei sognatori, degli infedeli e di quei viaggiatori che salgono sui pullman, o sopra gli scogli, o sui letti a castello di alberghi in periferia. Sono le palme e i tombini e gli occhiali che brillano, lo sguardo perso nella gola del mondo, la persona che ti aspetta dall'altra parte dell'orizzonte, e quel cielo sovrano che si infiamma di luce prima che il buio cali sulla città e ne ingoia ogni colore. Ecco, ho finito. Adesso niente più tramonti. Lo giuro su Dio. Diciamo che l'idea principale era appunto di raccontare tanto l'esperienza come studente fuori sede, quanto poi anche di raccontare quelli che sono stati i viaggi in Australia, perché ho approfittato appunto per evitare di studiare e esplorare il continente. Sono stato in Tasmania, insomma ci sono alcune foto, sono stato in Tasmania, Uluru, Sydney, ho essenzialmente percorso in macchina 3.000 km dalla costa ad est, dormendo nella macchina, quindi immaginate appunto. Comunque, al di là di quello, appunto, ho deciso di raccontare tutto insieme e raccontare appunto i viaggi d'Australia utilizzando la lente, per così dire, il filtro di un ragazzo di 20 anni che ha la sua prima vera esperienza nel mondo e appunto lontano da casa. Questo per quanto riguarda il primo progetto di scrittura. Vi faccio una domanda per collegarmi appunto alla prossima cosa di cui vi parlerò adesso. Ho deciso di pubblicare e ripubblicare meglio il racconto in formato Kindle, quindi principalmente per renderlo fruibile su piattaforme digitali. Vi chiedo, quanti di voi questa mattina hanno letto un giornale o un libro prima di entrare in classe? Quanti di voi hanno aperto Facebook o Instagram prima di entrare in classe? Ve l'ho chiesto perché insomma ormai è un trend e credo ne possiate accorgere anche a voi che insomma sempre più persone leggono e cercano contenuti sui social, su piattaforme internet, sempre meno appunto si dedicano al cartaceo ed è per questo motivo che ho deciso appunto sia di veicolare la pubblicazione del romanzo su una piattaforma appunto principalmente online, sia di sviluppare il secondo progetto di scrittura che ho iniziato da oramai qualche mese e limitarlo appunto all'utilizzo su blog e siti internet. Nel periodo, diciamo, tra la fine del master in Olanda e l'inizio del lavoro in Spagna ho percorso il Cammino di Santiago, non so se qualcuno di voi ne ha conoscenza, comunque un percorso di circa 900 km tra, diciamo, che parte sui Pirenei francesi e arriva sulle coste spagnole dell'Oceano Atlantico. Durante quel periodo ho iniziato a scrivere lettere, principalmente per ricordare e salvare tutto quello che pensavo man mano. Lettere che ho iniziato in modo veramente casuale a dedicare ad un ipotetico figlio futuro, proprio per condividere le esperienze e i pensieri che si possono avere a 23-24 anni con uno zaino in spalla a lavarsi quando capita. E una volta poi iniziato a lavorare a Barcellona, dopo aver messo in pausa per qualche mese questo tipo di scrittura, ho ripreso a scrivere e raccontare la città e l'esperienza appunto di vita in terra spagnola, sempre nel formato delle lettere, salvo poi arrivare a maggio, che è stato, diciamo, un mese in cui ho deciso di mettere tutto quanto insieme, aprire un sito internet, aprire un blog, creare una pagina Facebook, appunto il titolo è Lettere da, ci dovrebbe essere un... Questo qui è il sito internet essenzialmente, il titolo è appunto Lettere da, perché l'idea è quella di scrivere lettere dei vari luoghi in cui insomma man mano mi ritroverò a vivere. Ci sono appunto lettere scritte sul Cammino di Santiago, quindi lettere dal cammino, lettere scritte in Spagna. L'idea con cui ho sviluppato la cosa è appunto di continuare a farlo in modo
concreto, ragione per cui ho lasciato, vi dicevo, il lavoro all'incirca un mese fa e a gennaio mi trasferirò in Vietnam per andare a fare volontariato e al tempo stesso scrivere, appunto, cercare di raccontare quelle che sono le realtà del posto attraverso questo formato, quindi lettere dal Vietnam. Questa sarebbe l'idea, al momento ancora non ci sono, però questo è il progetto. E vi dicevo, aperto il sito, ho deciso di convogliare tutto quanto online proprio per questo, perché oramai le persone non hanno sempre meno voglia, diciamo, di perdere tempo a leggere, soprattutto in cartaceo. E il motivo anche per cui mi sono affidato al format della lettera è proprio questo, che con una lunghezza media di circa 10-15 righe, grosso modo la lettura rimane sotto al minuto, quindi tutti possono effettivamente leggere il contenuto senza necessariamente perdere del tempo. Io in primis sono il primo che, appunto, se vede un articolo troppo lungo non si mette a leggere. Per lo stesso ragionamento mi sono chiesto perché mai qualcuno che non mi conosce dovrebbe passare del tempo, appunto spendere del tempo per leggere i miei contenuti. È un formato molto breve, adesso i ragazzi leggeranno qualche testo e poi, insomma, finisco e smetto di parlare. 6 ottobre 2016, Santiago, Spagna. Caro te, ho 23 anni e di sta vita finora ci ho capito ben poco. Non basta la fronte sudata o lo spirito lercio o gambe rotte d'inciampi per ottenere risposte. Però ci sono degli attimi, fai una manciata se tutto va bene, in cui l'anima palpita, si divincola e scappa, che o la inizi a rincorrere o la perdi per sempre. E lei, che in fondo voleva solo giocare, respirare aria fresca, ti porta dritto laggiù, a presentarti un suo amico, seduto al gran bar dei destini che aspettano. Così, ecco il mio turno, capita a tutti, e adesso anche a me. Sto cuore pieno di buchi e di crepe e vesciche, prende a dare di matto, mi scalpita in petto. Se m'ami, mi insegui, continua a ripetere. E mentre accelero il passo e comincio la corsa, che la città si è fatta materia e Santiago dorme dietro la curva, proprio allora, ti dico, solo allora, mi rendo conto che il viaggio è la meta e che sono arrivato già quando ero partito. Luglio 2017, Barcellona, Spagna. Caro, ma chi le va a pensare giornate così? L'ultimo drink con i colleghi, il restiamo in contatto che quasi sempre si scorda, la pioggia che incalza uscite dal bar, la corsa di notte per salutare anche lei. Io che arrivo e l'aspetto al Palau della Musica, con le scarpe zuppe e la maglia zuppa e la faccia zuppa e l'anima fradicia. E poi lei che alla fine non tarda, capelli sugli occhi e accento del nord, saluta da un bacio e forse altri 100. E credimi, potremmo far l'alba stando qua giù, ma ho le ore contate e ne ero da prendere, quindi non resterò. Ma di questo cosa ci importa? A noi che siamo fumo e vapore in una notte di freddo, cosa ci importa, dico, tra queste labbra bagnate, un po' saliva, un po' acqua piovana? Cosa ci importa fin tanto che adesso è ancora adesso, poco dopo la mezzanotte, poco prima del saluto? E poi di nuovo estranei, che magari ci si innamora di un altro, o per protesta si rinuncia ad amare. Oggi tutto questo vale forse meno. Novembre 2017, La Spezia, Italia. Caro te, sono passati ormai anni, ma in sti giorni d'autunno mi capita ancora di pensare un po' a lei, che è finita da un pezzo ed è ok per entrambi, però la magia è sparita da allora, ha cambiato indirizzo senza lasciare messaggi, e davvero mi chiedo che fine abbia fatto. E come me, immagino altri, in queste domeniche che fa buio alle 5, a ricordare in poltrone i sogni sprecati, o una mamma che è andata, o il treno mancato per una stringa slacciata. Ti diranno che passa tutto, quando in realtà non passa mai un cazzo, diventa soltanto
una piatta abitudine. Su chiusura diciamo delle lettere, una è stata scritta nel momento in cui sono arrivato a Santiago, quindi dopo circa 30 giorni di cammino, l'altra poco prima di trasferirmi da Barcellona di nuovo qua a Spezia dopo aver lasciato il lavoro, e l'altra appunto l'ultima che è stata letta in una qualunque domenica spezzina. Vi lascio con tre consigli nel mio piccolo, che si ricollegano un po' alle cose di cui vi ho parlato oggi. Il primo è relativo al primo progetto. Che bel chino. Il primo, diciamo, si ricollega al primo progetto, ossia lo studio all'estero. Se avrete mai opportunità di farlo, e se avete interesse a farlo, fatelo, senza neppure pensarci. Appunto, non so quanti di voi abbiano già scelto l'indirizzo o la facoltà da fare, da iniziare l'anno prossimo, però è veramente un'esperienza che vi cambia, vi segna in positivo, vi apre tanto e vi fa conoscere, diciamo, persone, cose, ambienti che altrimenti non conoscereste. Tremano le gambe nel momento in cui si parte, perché appunto, personalmente tremavano le gambe a dover salutare amici, parenti, ex fidanzata e quant'altro, quindi è stato molto molto impegnativo, però assolutamente appagante. La seconda cosa che voglio dirvi si ricollega invece al secondo progetto, quindi alla questione del digitale e dell'online. Non utilizzate i social media e diciamo siti internet e quant'altro in modo solamente passivo, perché è il più grosso megafono che possiate avere, il modo migliore per farvi conoscere se avete un qualunque tipo di idea, che sia creativa o progetto di qualunque altro tipo. È veramente uno strumento forte. So che non è bello parlare di forse costi, però nel concreto aprire un blog come ho fatto adesso mi è costato 30 euro, l'equivalente di una serata al 7, se ricordo bene. Quindi, diciamo, a parità di cose, è un modo veramente economico per avere una piattaforma in cui persone possono venire, conoscere, apprezzare quello che scrivete, nel mio caso magari anche comprare il libro, si spera, e insomma è veramente uno strumento forte per farvi conoscere, e vi prego di tenerlo in considerazione domani abbiate appunto qualunque tipo di progetto in mente. E l'ultimo consiglio, un po' più diciamo romantico, se avete proprio qualche tipo di idea in testa, qualche sogno per così dire da realizzare, provateci adesso, nel senso che i costi e i rischi associati al fallimento e al fallire oggi rispetto a farlo più in là quando sarete più grandi sono veramente ridicoli se messi a confronto. Quindi è anche un po' il motivo per cui a 25 anni ho deciso di lasciare il lavoro e andare in Vietnam e cercare appunto di farmi un nome come scrittore. Voi avete 18 anni, quindi 18-19, insomma quella è la media, non li riavrete più. E il consiglio è veramente, se avete una qualunque passione, di cercare di realizzarla adesso, perché più avanti si va più difficile, e questo è veramente il lasso di tempo migliore in cui rischiare.